Fermo a 16 dopo l'incremento degli ultimi 7 giorni il numero dei positivi da Covid-19 oltre il colle, 15,9 casi ogni 1000 abitanti. Importante è ora conoscere i risultati dei test molecolari effettuati dall'ATS martedì direttamente oltre il colle. Sotto esame i possibili contatti delle persone risultate positive nell'ultima settimana, ma si ipotizza che il picco sia già stato raggiunto. Resta quindi lontano il numero dei 30 contagiati contemporaneamente che. Significherebbe per il paese l'istituzione della zona rossa. L'augurio di Giuseppe Astori, primo cittadino della località, è chiaramente quello di non raggiungere mai questi numeri. Per questo, commenta il sindaco, stiamo collaborando costantemente con ATS, con la farmacia, con il medico di base e la scuola per mantenere la situazione monitorata e sotto controllo. Da qui la decisione dell'obbligo di mascherine all'aperto e annullati mercati e mercatini. Positiva la reazione della gente, molti sono andati volontariamente a fare i tamponi così da avere un quadro completo. Chiusa in accordo con ATS anche la classe della scuola elementare, essendo che tra le persone a cui è stato fatto il tampone figura anche un bambino, mentre nella giornata odierna in via precauzionale si è proceduto alla sanificazione dell'intero edificio scolastico. 17 sono anche i casi scoperti alla scuola primaria di Cisano, tra i positivi figura anche una maestra non vaccinata. Il sindaco Andrea Previtali precisa, sono pronto a chiudere la scuola se serve.